Il laboratorio didattico Il Sole e il Tempo è costituito da tre apparecchiature realizzate presso l'Istituto Tecnico Malignane di Udine, grazie ad un progetto Interreg con la Slovenia, promosso dal Comune di Aiello nel 2007. Il laboratorio ha lo scopo di rendere comprensibile in modo intuitivo il funzionamento di una meridiana per la misurazione del tempo. Nelle tre macchine una luce simula il sole che proietta l'ombra di uno stilo su una superficie piana, su una superficie verticale e su una sfera che rappresenta la Terra. Il simulatore piano permette di tracciare il percorso dell'ombra proiettata da uno stilo a diverse latitudini. La scelta della località avviene operando sullo schermo di un computer. Un server comanda i motori che posizionano la luce del sole all'alba del giorno e della latitudine scelta. Ciò che si osserva nell'arco di una giornata può essere riprodotto in pochi minuti, ottenendo una retta nei giorni dell'equinozio d'autunno e di primavera. Nel giorno del solstizio d'estate, l'unione dei vertici dell'ombra proiettata da uno stilo permette di tracciare un'iperbole concava verso lo stilo stesso. Nel giorno del solstizio d'inverno, l'iperbola invece è aperta, perché il sole è più basso sul ritorno. Le osservazioni e le misurazioni che i ragazzi possono effettuare con questa apparecchiatura sono molte. Oltre alle ore, si può tracciare la lemniscata, che permette di indicare il mezzogiorno vero in qualsiasi giorno dell'anno. Il simulatore verticale permette di comprendere come sia possibile realizzare una meridiana su una parete comunque orientata. Risulta chiaro come lo gnomone o stilo resti sempre in una medesima posizione e ciò che di fatto cambia è la posizione della parete. Lo stilo resta parallelo all'asse della Terra. Le curve che si ottengono sono simili a quelle della meridiana orizzontale. Al ruotare della parete, però, l'iperbole assume forme allungate. La macchina sferica, infine, ha la funzione di far verificare come in una meridiana verticale, la posizione dello gnomone rimanga sempre parallela all'asse terrestre, orientato verso la stella polare, quale che sia la latitudine e la posizione della parete. È possibile utilizzare il laboratorio, che si trova presso il comune di Aiello di Friuli, con assistenza di guide specializzate. Il laboratorio è fornito di una guida illustrata, dotata di schede didattiche con traduzione in inglese e tedesco. È inoltre a disposizione un semplice simulatore manuale che può essere acquistato su prenotazione.